Di Obiettivo Trekking, ben ritrovati. Quest'oggi esuliamo un pochino dal trekking vero e proprio e ci dedichiamo alla scoperta della natura in un modo un po' più avventuroso. Ci inoltreremo lungo una ferrata. Ovviamente introdurremo un po' quelle che sono le tecniche e i materiali che servono specifici per questo tipo di avventura. Seguitemi e la scopriremo insieme. Questo cartello indica il percorso che noi andremo a fare. Come possiamo leggere, è un percorso considerato impegnativo. Tutte le ferrate sono considerate, tranne in alcuni casi molto semplici, sono considerati percorsi impegnativi. La sigla EEA sta ad indicare che è un percorso per escursionisti esperti con attrezzatura. Eccoci giunti all'inizio della ferrata. Qui è importante indossare l'attrezzatura corretta, che vediamo subito qual è. Allora, per una ferrata sono tre, direi quattro, le cose indispensabili. Casco, imbragatura, sed da ferrata e un opportuno paio di scarpe. Le scarpe sono importanti sulla ferrata più che magari sugli altri sentieri, perché non posso permettermi di fare la ferrata con ciabatte, sandali o scarpe che non abbiano una buona suola che mi permetta di appoggiare il piede e creare il giusto attrito per non scivolare. Il casco serve per proteggere la testa da due cose. Uno, l'eventualità che scivolando io direttamente vada a battere la testa sulla roccia o dalla caduta di sassi di lieve, di piccola entità ovviamente. L'imbragatura costituisce un tutt'uno con il sed a ferrata, serve a vincolarmi al cavo di sicurezza. Ok, ora vediamo come utilizziamo l'attrezzatura. Il casco ben sistemato e ben allacciato, non devono esserci caschi messi di traverso perché ovviamente la protezione deve essere sopra, il sed a ferrata correttamente vincolato e l'imbragatura correttamente indossata. Due moschettoni perché abbiamo bisogno di essere vincolati. A cosa serve? Se io qui scivolo, questo mi impedisce di cadere verso il basso. È chiaro che però posso andare a sbattere in questo modo. Quindi comunque devo fare una certa attenzione. Il sed a ferrata è importante abbia un sistema di dissipazione proprio perché se questa caduta
io la dovessi fare sulla verticale, l'energia che vado a sviluppare è tale per cui posso subire comunque delle lesioni. Quindi è importante un set da ferrata correttamente di nuova generazione. Due moschettoni, perché a questo punto io non posso proseguire. Se io avessi un solo moschettone, nel momento in cui lo sgancio sono senza sicura, sono svincolato. Invece è importante rimanere sempre vincolati, quindi uno, e solo dopo aver agganciato questo posso agganciare l'altro. In questo modo sono sempre vincolato. Ogni volta che trovo un'interruzione farò il passaggio con i due moschettoni e avrò cura di portarmeli appresso. Questo anche per una questione di comodità. Primo tratto orizzontale, tratto verticale. Qui, come vi dicevo, è fondamentale avere il pacchetto dissipatore. Possiamo o tenerci direttamente al cavo, magari in questo modo, da avere sempre i moschettoni a portata di mano, oppure provare ad arrampicare utilizzando le mani sulla roccia. In alcuni casi dobbiamo forzare un po' i moschettoni perché ci seguano, però è importante che ci seguano sempre. Di nuovo arrivato al chiodo, effettuerò il passaggio in modo da essere sempre in sicurezza. Questi moschettoni sono fatti apposta per essere impugnati ed aperti con una sola mano. L'importante è andare col palmo della mano a premere questa leva qua che fa da sicura. Se io non aziono in questo modo la sicura, la leva non si aprirà mai. Quindi sono fatti apposta per aprire e chiudersi, rimanendo poi chiusi in modo sicuro con un semplice gesto. Una cosa importante, soprattutto poi se accompagniamo dei ragazzini, questa magari non è una ferrata per bambini sicuramente, avete visto i passaggi di prima, però se ho già dei ragazzi un po' più grandi che vogliono provare qualcosa, posso già portarla anche su una ferrata come questa. Però che siano bambini o ragazzi, la cosa importante è abituarli a questa sensazione qua. Rimanere appesi. Istintivamente ci si aggrappa ed è normale e non è piacevole, almeno le prime volte. Bisogna imparare a fidarsi dell'attrezzatura. Se noi facciamo fare questo giochino ai ragazzi, loro imparano a fidarsi dell'attrezzatura e quindi hanno un atteggiamento più rilassato perché sanno che si possono fidare. Chiaro, facciamoglielo fare dove si può, come in un tratto orizzontale come questo, dove non succede niente. E facciamoli giocare con questo aprire e chiudere. Sembra una banalità, però è una delle cose che crea più difficoltà il gancio, lo sgancio e l'aggancio del moschettone, perché ci vuole, seppur minima, una certa manualità, quindi l'abitudine a fare il movimento. E poi impariamo a stare sui piedi. Giochiamo con i vari appoggi e spingiamo dove non abbiamo un appoggio, in modo da
imparare a stare sui piedi e non stare sempre di peso sulle braccia. Se io non imparo a stare sui piedi, passerò tutta la ferrata in tensione come se non usassi punto i piedi, come se stessi facendo delle trazioni. Nel giro di poco tempo ho stancato le braccia e non sono più né in grado di godermi la ferrata né di muovermi in sicurezza. Quindi, poiché la ferrata è un modo divertente di godersi una via di mezzo fra quella che è la passeggiata e l'arrampicata, impariamo proprio a gestirla sui piedi, perché comunque non è altro che il trasferire in verticale quello che è il naturale movimento. Quindi sempre non dimentichiamo di avere i piedi, anche se l'istinto ci fa portare a fidarci di più delle braccia. La ferrata del Rio Seco, come tutte le ferrate di bassa quota, quasi tutte le ferrate di bassa quota, non ci porta ad avere dei grandissimi panorami, però ci porta a visitare delle forre, degli ambienti particolari, come appunto questo che è il letto secco di un torrente. La particolarità, tra il resto, di questo torrente, è che è stato scavato in una roccia calcarea, questa roccia bianca, però troviamo al suo interno parecchi sassi isolati, come questo, di porfido. Il porfido proviene da qua sopra, siamo sul bordo della Valle di Cembra, al limitare fra Valle di Cembra e Valle dell'Adige. Siamo già in una zona appunto calcarea, ma a ridosso di una zona porfidica. I ghiacciai, nel loro movimento, hanno rovesciato in questa zona una serie di sassi porfidici che, finiti nel letto del torrente, sono stati arrotondati da quello che è il classico lisciamento e levigamento da parte dell'acqua che scorre, per cui troviamo all'interno di questo letto una grande quantità di sassi di porfido. Sui tratti verticali la paura tende ad aumentare perché siamo esposti. Allora, una cosa importante è ricordarci che avere paura è naturale, quindi non dobbiamo vergognarci di avere paura, anzi dobbiamo capire che è un istinto molto importante ed è un modo di elaborare l'ambiente circostante che noi abbiamo. Abbiamo paura per due motivi: siamo esposti, rischiamo di cadere, di farci male, e siccome ci preme il farci male, questo è tic, campanellino d'allarme. L'altro è perché ci stiamo muovendo in una dimensione, quella verticale appunto, che è una dimensione sconosciuta, o perlomeno una dimensione a cui non siamo abituati. Quando dobbiamo muoverci secondo schemi motori nuovi, indipendentemente che questi schemi motori siano legati a un ambiente di per sé pericoloso, ci creano paura. Quindi il suggerimento è
non combattere la paura, non cercare di non ascoltarla, ma tenerla presente come parte importante e imparare ad ascoltare le sensazioni che non sono solo la paura, ma anche le altre. Come sono messo, com'è il piede, come mi sento, e capire queste sensazioni, cioè ascoltare quello che il nostro corpo ci dice, aiuta a gestire la paura. Perché se io sono appoggiato bene con i piedi, è come se stessi su un sentiero. La mia testa in questo momento avrà sì paura di cadere, ma se io riesco a sentire che sono appoggiato bene con i piedi, allora mi rilasserò, perché sento che sono in un punto sicuro. Non avrò la sensazione di precipitare verso il basso. Viceversa, se il mio piede è messo male e traballante, andrò ad aumentare la sensazione di disagio e l'istinto sarà quello di affidarmi alle mani. Paradossalmente, tutti noi abbiamo la muscolatura delle gambe che è molto più forte di quella delle braccia, ma la nostra testa fa sempre prediligere le braccia nel momento in cui abbiamo bisogno di essere sicuri. Capite che è un controsenso. Noi abbiamo meno forza nelle braccia, eppure quando abbiamo paura su queste situazioni qua andiamo ad aggrapparci. L'errore classico è proprio quello di essere contratti. Una cosa importante per rilassarsi e per imparare a usare bene i piedi è quello proprio di distendere le braccia. Questo non solo ci aiuta a rilassarci, ma permette di lavorare non con i gruppi muscolari piccoli del braccio, ma con i gruppi muscolari della spalla e della schiena, che essendo più grandi si affaticheranno meno. Meno fatica faccio, meno paura ho, più mi diverto, meno fatica faccio. È una sorta di cane che si morde la coda, però è molto importante. Più mi diverto, più ho modo di guardarmi intorno, di godermi del panorama e magari anche di accorgermi delle cose che ho attorno, come può essere quello spettacolare nido di rapaci sulla parete di fronte. Per evitare di scivolare cercheremo di creare con il piede una spinta perpendicolare alla base di appoggio. In questo modo sarà più facile tenere fermo il piede. Guardate il mio piede destro. Fintanto che io spingo in questa direzione, il piede sta. Nel momento in cui cambio l'assetto del piede, vado a spingere verso l'esterno e questo mi scivola via. Quindi sarà molto importante imparare come appoggio e come gestisco il carico sul piede. Nei tratti orizzontali è importante usare bene l'appoggio, soprattutto questi che strapiombano, per non trovarsi a lavorare troppo con le braccia e, come già vi ho suggerito, tenere il braccio disteso. Ferrate così varie che continuano ad intervallare tratti ripidi e tecnicamente impegnativi a dei tratti orizzontali possono indurci ad abbassare l'attenzione.
classico errore, incidente proprio su tali percorsi è il fatto che, passato un tratto impegnativo, ne incontro uno facile e commetto l'errore di sottovalutarlo e magari mi ritrovo così, perché dico, ah, tanto è facile. Questo è un errore molto grave, perché se non sono già agganciato qui e scivolo, finisco direttamente di sotto. Quindi è importante non sottovalutare queste cose. E se voglio fermarmi a fare una foto o ad osservarmi in giro, dovrò avere l'accortezza di o lasciare un moschettone da una parte o dall'altra, o comunque tutti e due i moschettoni a monte, in modo che se nel fare la foto scivolo, il tratto che io percorro è minimo. Avete sentito il sasso che ho accidentalmente fatto cadere? Se io non ero agganciato, era il mio corpo. E mi raccomando, io adesso ho fatto una dimostrazione e avevamo tutta la sicurezza del caso. Attenzione, perché una cosa così può diventare molto grave, che è l'altro classico incidente della ferrata. Io faccio una cosa di questo genere, sotto c'è qualcuno e il sasso va a colpire chi c'è sotto. Mi raccomando, poche regole, però molto importanti per potersi godere la giornata e tornare a casa con due cose principali: essersi divertiti e sani. L'altra problematica che possono dare le ferrate è in caso di maltempo. E sono due principalmente i problemi che possiamo incontrare sulla sua ferrata. Uno, proprio legato al fatto che l'acqua bagnando rende molto più scivolosa e più impegnativa i vari passaggi, la roccia e il cavo stesso. Ma il problema forse più grande è che in generale subiamo un abbassamento di temperatura notevole che ci fa disperdere molta energia, ma soprattutto il dilavamento dell'acqua fa inevitabilmente cadere i sassi messi in bilico. Quindi ci troviamo, come in questo caso, non solo sotto una pioggia d'acqua, ma anche una pioggia di sassi. Ultimo problema legato al maltempo, ma sicuramente di grande importanza, è quello legato al temporale. Quindi non solo un problema di presenza d'acqua, ma la possibilità della scarica della corrente elettrica. Il cavo d'acciaio a cui noi siamo assicurati è un ottimo conduttore, è come una messa a terra naturale. Quindi il rischio grosso è che anche un fulmine che colpisce in alto, non direttamente noi, vada a scaricarsi lungo il cavo e noi quindi veniamo a nostra volta investiti dalla scarica. Quindi mi raccomando, quando ci accingiamo a percorrere questo tipo di percorsi, un occhio di riguardo a le condizioni meteo e alla possibilità di uscita. Alcuni di questi percorsi possono prevedere delle uscite di sicurezza. È importante conoscerle proprio per riuscire a mettersi in salvo con il sufficiente margine di anticipo. Amici di Obiettivo Trekking, la nostra avventura sulla ferrata del Rio Secco si conclude qua. Spero vi sia piaciuto, vi auguro delle belle uscite in ferrata o in passeggiata, spero di incontrarvi in montagna e per qualsiasi dubbio o informazione vogliate vi ricordo info
info@obiettivotrekking.tv. Arrivederci. Thank you.